Sanremo, Laura Pausini canta sul red carpet, tra la folla, e The Blackout in TV. Sanremo 2018, la cantante di Non è detto si esibisce nonostante la laringite, ma il segnale TV è oscurato da problemi tecnici Rai. In data 10 febbraio 2018, è andata in onda la diretta finale dell'attesissimo Festival della Canzone Italiana, che ha visto trionfare il duo più citato dai media nel corso degli ultimi giorni, ovvero quello formato da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Laura Pausini e le performance super emozionanti live al Festival della Canzone Italiana. Nel corso della notte tra il 10 e l'11 febbraio 2018, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1, la puntata finale del Festival della Canzone Italiana, giunto quest'anno alla sua 68esima edizione consecutiva e condotto da Claudio Baglioni con la collaborazione speciale di Michel Hunziker e Pierfrancesco Fabino. Ebbene sì, era attesa da tutti, dopo che lo scorso 6 febbraio, la mitica Laura Pausini si era vista costretta a posticipare la sua ospitata musicale prevista alla celebre kermesse amata dal grande pubblico italiano, ma alla fine è riuscita a mantenere la parola data ai suoi fan. La prima cantante italiana a vincere un Grammy Award, nella storia della musica, si è presentata sul palco sanremese, nel corso della diretta finale del festival, in occasione della quale ha eseguito il suo ultimo singolo, dal titolo Non è detto. E non solo. Laura è stata protagonista di un duetto, esibito in collaborazione con Claudio Baglioni, sulle note di Ebrai, ed ha concluso la sua ospitata con una performance stellare, cantando una delle sue hit più amate da sempre, Come se non fosse stato mai amore. Quest'ultima canzone è stata eseguita inaspettatamente alle porte del teatro Ariston, e cioè sul red carpet dell'evento, dove la cantante ha ricevuto un vero e proprio bagno di folla. La Pausini ha scelto di esibirsi a distanza ravvicinata con il suo fedele pubblico, che era ad attenderla per strada da moltissime ore. Nonostante la laringite, la coraggiosa cantante di lato destro del cuore non ha deluso le aspettative della sua fanbase, esibendosi totali live al Festival di Sanremo. Nel corso della lunga ospitata TV della Pausini, il segnale televisivo targato Rai si è però improvvisamente oscurato, generando un blackout a livello nazionale. 529 utenti ne stanno parlando. Informazioni e privacy di Twitter ADS. A finire sul podio di Sanremo 2018 minuti, sono state le canzoni Non mi avete fatto niente di Fabrizio Moro ed Ermal Meta, al primo posto, Una vita in vacanza dello Stato sociale, al secondo posto, e Il mondo prima di te di Annalisa, classificatasi terza. Il prossimo 12 maggio, si disputerà la gara dell'Eurovision Song Contest, evento per il quale non è ancora stata scelta la canzone, che rappresenterà l'Italia agli occhi di Lisbona e di resto d'Europa.